Stefano Petrocchi è il direttore della Fondazione Bellonci a Bologna, anche voi per questa 54esima edizione di questa fiera. Che cosa rappresenta per voi questa fiera e la seconda domanda, la vostra presenza durante i giorni della fiera? So che è molto importante. La Fondazione Bellonci da anni organizza il Premio Strega e siamo a Bologna per la seconda edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Dall'anno scorso, in occasione dei nostri 70 anni, abbiamo inaugurato questa nuova iniziativa che si rivolge ai ragazzi e li coinvolge nella lettura di libri scritti per loro, quindi letteratura per l'infanzia, parliamo naturalmente di narrativa, come è nella tradizione del Premio Strega. Saremo a Bologna il 5 aprile per questa seconda edizione, per la cerimonia di premiazione, e quest'anno il premio coinvolgerà di più la città di Bologna e anche le scuole, dove i cinque finalisti nelle due categorie di concorso sosterranno degli incontri e quindi incontreranno i loro giovani lettori. Dal Premio Strega al Premio Strega Ragazzi il passo può essere lungo o breve allo stesso tempo, però comunque è un premio importante, e la scrittura per i più giovani è una scrittura che sta cambiando molto nel corso degli ultimi anni e che tratta sempre temi più originali e temi assolutamente attuali. Assolutamente sì, la scrittura è quello che noi abbiamo voluto porre al centro di questo premio, quindi non solo la narrativa. E sono coinvolti anche autori stranieri, ci sarà un premio anche alla traduzione nel caso in cui il vincitore sia uno degli autori stranieri coinvolti. Il passo dal premio Strega alla lettura per ragazzi in realtà è abbastanza breve, perché abbiamo l'ambizione proprio con questa e con altre iniziative recentemente inaugurate come il premio Strega Giovani di rivolgerci ai lettori di tutta l'età.